E corsa contro il tempo per la firma che dovrebbe sancire l'accordo tra Alitalia ed Etihad. Ieri l'amministratore delegato della compagnia egiziana si trova a Roma per partecipare all'atto conclusivo, la cui firma è prevista per venerdì. Al Ministero del Lavoro si continua a trattare con i sindacati, mentre ad alcuni soci della compagnia di bandiera italiana sono parecchio irritati per il ruolo di Poste Italiane nella mid company della compagnia di bandiera. Intanto, sciopero bianco con caos bagagli a Fiumicino, gli stessi sono bloccati da diverse ore.